Buonasera, buonasera a tutti, 34esima puntata di Horror Camomile, ultima puntata della stagione. Oggi parleremo di film horror e thriller di culture diverse, ma è l'ultima puntata di Horror Camomile e noi siamo tutti tristi. Noi, cioè io, gli editor che stanno per entrare, ma anche tutti i nostri altri editor e moderatori, perché Horror Camomile fa parte della nostra vita. E quindi è normale che siamo tutti un po' tristi, tutti un po'... finisce la stagione, è fine maggio, un po' come la scuola, ecco, un po' come la scuola. Io intanto già vedo alcuni nostri padroni di casa, come li chiamo io, che già sono entrati, e allora... Oddio, sono girato dall'altra parte, aspetta, mo, come si gira? Così per l'ultima Alice, volta tutte per l'ultima con volta. La telecamera girata dall'altra parte. Come state, ragazze? Tristi. Tristi, io tristi. E la continuiamo a sentire questa canzone che ci ha accompagnato sia per la scorsa stagione che per questa stagione. Queen of the Night delle Camomilla, per l'appunto, delle Camomilla. Esatto. Allora, ultima puntata stagionale di Horror Camomilla. Siamo arrivati nel totale tra la scorsa stagione e questa stagione a 34 puntate, e di cui la maggior parte sono state fatte in questa stagione, perché credo l'altra 8. Quindi sono molto contenta. Ecco, Andrea, qua io vedo anche Francesco, facciamo entrare Francesco. Ragazzi, quante tazze di camomilla sono andate, quanti film abbiamo visto, di quante cose abbiamo parlato, mamma mia! È vero, è vero. Ciao Francesco! Ciao! Lui è una delle ultime entrate che hai camomilla in mano. Ecco, è vero, qua. Sei grande, qua, camomilla, grande. Qua, sì, grande. Qua, tutti qua. Allora, ragazzi, oggi parliamo, oggi è la giornata mondiale delle diversità culturali. E quindi ho pensato, effettivamente anche nella cinematografia c'è comunque qualche differenziazione, anche da Francia a Germania, perché c'è proprio un diverso modo anche di rapportarsi con il mondo dell'horror, giusto Francesco, con il mondo del thriller, è proprio una cosa, insomma, non naturale. Ovviamente abbiamo escluso Italia, America, basta, cioè parliamo anche di qualche altro paese. Ne abbiamo parlato tanto certo. Quindi, insomma, quelli l'ho subito escluse. E quindi anche grazie a Ilaria che mi ha dato una mano, infatti parleremo immediatamente di una accoppiata, perché andremo ad accoppiate, tutte coppie. E viaggiamo, andiamo al caldo. E partiamo proprio dall'Africa. Sì, avete proprio capito bene, il continente africano, vero Alice? Ecco, allora, partiamo da due film, giusto Ila? Sì. Gaia è il primo film del 2021, quindi dello scorso anno, e I Am All Girls, sempre nel 2021. Partiamo proprio da te, Ilaria. Perché hai visto questi film e perché li hai scelti pure? Li ho scelti entrambi perché ne ho trovati due film molto attuali. Quindi quando li ho scoperti sono stati una piacevole scoperta per la trama. Specialmente I Am All Girl, che è un film che si basa su fatti reali che avrei preferito non sapere, cioè che volevo continuare a vivere nell'ignoranza, era meglio. Quindi quando scopro le cose vere, poi preferisco non... perché ho deciso di farmi del male da sola. Gaia invece mi ha colpito perché comunque mi sembrava un modo originale per trattare temi attuali che abbiamo già visto sdoganato e telefonati in tanti film americani. Però era qualcosa di diverso per trovare, affrontare il binomio uomo-natura. La trama di Gaia, vabbè, lo sappiamo tutti, Gaia è la terra, dal greco è sempre la nostra madre terra, quindi c'è questa storia di questa ragazza che trova in questa foresta questi due survivalisti che vivono da soli in mezzo al bosco, in mezzo al nulla, che ho amato tanto di questo film. Ovviamente sono entrambi due film a bassissimo budget, quindi non ci Certo. aspettiamo questi effetti speciali incredibili, però in Gaia c'è questa cosa, questa contaminazione del fungo, quindi mi piaceva queste immagini quasi da documentare con questi funghi che crescono, parassiti che crescono all'interno degli alberi, eccetera, eccetera, e anche la frase che mi aveva colpito di questo film, che era sempre questa: ricordati che c'era qualcosa
qui che viveva prima che le scimmie iniziassero a pensare agli dèi, qualcosa del genere. Quindi ti fa tanto riflettere sul fatto che comunque noi siamo veramente una briciola in mezzo alla storia del nostro mondo. Poi il film, becca, ci sono alcuni difetti, magari qualche inquadratura poteva essere fatta meglio, ci sono alcuni piccoli difetti di fotografia, però la sceneggiatura secondo me è qualcosa di originale, che sono le classiche cose che se poi gli dai il budgettone, poi Certo. sarebbe venuto un ottimo film. I Am All Girl invece è un fatto di cronaca che avrei preferito ignorare, non sapevo, e preferivo non sapere, continuare a morire senza Tipo? saperlo, perché parla di uno scandalo. Infatti anche il nome del protagonista è stato cambiato leggermente, perché probabilmente per evitare denunce da parte della famiglia. Io non sapevo che durante il periodo dell'apartheid in Sudafrica ci fosse un traffico di bambine così eccessivo, e non sapevo che ai tempi fu aperta addirittura un'inchiesta per quanto riguarda alcuni membri del partito. Non lo sapevo e avrei preferito continuare a non saperlo. Non sapevo che ci fosse questo traffico. Salute Ali! Saluta Ali. Questo Allergia. traffico, l'allergia in questo periodo è questo traffico di minori incredibili, con tanto di ministri attratti dai minori in maniera eccessiva e sicuramente non per fargli del bene. Quindi sicuramente avrei preferito continuare a vivere senza conoscerlo. È stato un film che mi ha turbato E ti ha tanto, colpito in maniera mi ha particolare. mostrato il degrado di Johannesburg, cioè cose che magari noi sappiamo, però sono sempre queste cose lontane che non vivi qui, quindi pensi che in realtà non ci siano. In realtà ti trovi sempre con queste megalopoli distrutte, La degradate, e domanda tu il che ti volevo degrado fare morale delle ieri è che cosa trovi persone è in questi due tragica. film, diciamo, di stampo africano La denuncia rispetto. sociale. Mi ha colpito che entrambe comunque sono di denuncia sociale, cioè perché comunque sia Gaia che I Am All Girl ti vogliono mostrare il fatto sia in uno Ciao Miki che sia nell'uno che nell'altro ci siamo troppo approfittati del mondo in cui viviamo. Quindi nel film, in questo particolare tipo di film sudafricano che ho visto, c'è sempre questo quesito. Ricordati in uno che sei qua di passaggio e poi ci sarà sicuramente qualcosa dopo di te, chissà cosa sarà, chi se ne frega, pensi di contare così tanto ma non E conti. non conti. E l'altro della Sudafrica è la vergogna, perché comunque, cioè, già l'apartheid è stata una cosa terribile e vergognosa, e Sudafrica purtroppo ne E pagherà le questo ha dato il carico conseguenze da ancora 40 per sopra, anni. praticamente, questa storia No, qui qua. proprio il carico pesante, e mi aveva turbato veramente tanto. Cioè, non pensavo che esistessero ancora certi tipi di luoghi dove vengono portate le donne che vengono rapite. Cioè, nel senso, non pensavo ancora che fosse così tanto, Assolutamente. così too much. Alice? Allora, io faccio una rettifica perché Gaia in realtà lo conoscevo, subito il titolo non mi diceva nulla, poi dopo ho capito che film è stato anche presentato, mi pare, al Trieste Film Festival, Festival, sì. pare. E sì, è un film particolare. Allora, c'è tanto ecologismo, c'è tanta simbologia, addirittura ci sono anche dei riferimenti alla religione cristiana, su Abramo, su Dio visto come questa, diciamo, entità ecologica, no, Sì. vendicativa. E infatti questa muffa, no, sono questi funghi, I no, che funghi, crescono, sì, alla fine è una muffa, sì, è sì. una specie, sì, di Parassita. quasi di punizione, però riconducibile a Dio per il fatto della natura, no, continuamente trascurata, aggredita dall'uomo. Allora, come tematica forse non aggiunge nulla di nuovo, nel senso sono stati fatti tantissimi film su tematiche, Vero? no, ecologiche, come il giorno, ma anche cose, diciamo, un po' catastrofici, no. Quello che affascina di questo film è proprio l'ambientazione, secondo me, perché è un po' insolita. Il fatto che è stato girato con veramente pochi mezzi, ci sono pochi attori, quindi secondo me più che altro colpisce per quello, perché è un film che nella sua, diciamo, pochezza Dell'altro, Alice? comunque è fatto bene. L'altro devo dire che quello mi pare è uscito per Netflix.
È un film più di spessore perché si basa su questa storia vera, una storia veramente atroce, e poi c'è, diciamo, di Lo convincere. possiamo fare il nome, Ali? Era Gert von Rooyen, il ministro che si faceva i bambini. Dai, Mi diciamo, e ricordavo il basta. nome L'ha perché è un fatto, e po' complicato. diamoglielo sto nome, sto ministro, l'ha fatto, e diamoglielo sto nome. Dai, Bello via. essere querelata. Sono quella da un No, nazista che scherzo. viveva in Sudafrica. Dubito, però va bene, dai. Tanto c'ho paura, noi c'ho paura quando parla Francesco, perché Francesco che gli frega da sentenze. Adesso io Allora, sarò dai, molto, invece. perché purtroppo sono due film che non ho visto, però l'unica cosa che posso dire è che mi sembra che per quanto riguarda Animal Girls, tra i due sia quello meno legato all'horror, ma sia più quasi un dramma, Thriller. Ma è thriller, un thriller, perché comunque gli omicidi molto. sono Tra brutali. l'altro che riprende anche il topos tipico del criminale che si unisce alla polizia per le indagini, che è una cosa un po' che hanno fatto sia nel cinema d'azione hongkongese che in tante altre cose che abbiamo visto dopo, però così mi sembra che rientri più nel thriller. Però Perfetto. sono due film su cui non posso dire nulla perché non ho avuto ancora modo di vederli. E questa è la Questo ti prima volta che è piace. I accaduto Am Wish, clamoroso secondo me, ti nell'ultima piace. È puntata. clamoroso, incredibile. Ma io perché ho un Nell'ultima problema. puntata di Ho. Horror Camomile capita pure che Francesco non ha visto ben due Ma perché film. io ho un grande problema con le piattaforme e tutto ciò Purtroppo. che esce solo su piattaforma Concordo. difficilmente lo vedo perché preferisco guardare DVD, Blu-ray o cinema. Lo so, come me. No, secondo me fra questo qui I Am All Girl ti piace, cioè io la storia non la conoscevo, non sapevo questa corruzione nei ministri dell'apartheid ai tempi, cioè, sai proprio quando poi ti danno anche lo spiegone di Didascalico nel 1900, Esatto. comunque è Intanto anche un Luca ci modo di dice io conoscere qualcosa, innamorato di un quindi film svedese Uomini contro le donne, meglio di remake americano con l'attore Daniel Craig, e tra poco è parleremo vero. di qualcosa che ti può interessare. Tutto Svezia, andiamo questo, anche aspetta, Svezia, andiamo. aspetta. Allora, andiamo in Brasile, in Sud America, in Brasil. Brasile. Ma in Brasile c'è Veronica Castro? No, non c'è solo Veronica Castro, non c'è solo anche i ricchi piangono, c'è anche una, diciamo, una cultura horror, diciamo. Particolare. Particolare, mettiamola così. Allora, due film: A mezzanotte possiederò la tua anima del 1964, film in bianco e nero, e io non lo so pronunciare bene, As Sete Vampiras, non lo so, è degli anni Qui 80. sempre The Seven Vampires che fa figo e via Esatto, così. Noi siamo in Francesco. inglese. Seven Vampires. Allora, parto da As Sete Vampiras perché lo conosco soltanto di nome e non l'ho mai visto. Però mi interesserebbe recuperarlo perché immagino che sia una cosa abbastanza trash e curiosa e quindi. Anni 80, tra l'altro. Cheapissimo. Sì, certo, ma non solo anni 80, anni 80 brasiliana, quindi significa che era un film degli anni 80 con un look anni 60, perché così diciamo è quel genere. Per quanto riguarda invece A mezzanotte possiederò la tua anima, beh, innanzitutto faccio vedere questo bel cofanetto della Coffin Joe Collection, in cui ci si trova anche il Ah, film. ti sei subito rifatto, dai. Grande, fra. In cui praticamente ci sono i film di Cosimo Camarins, spero di averlo pronunciato bene, che era questo cineasta che penso sia stato proprio il massimo esempio del cinema horror in Brasile. E A mezzanotte possiederò la tua anima, il film in cui lui introduce il suo personaggio, il personaggio l'ha reso famoso, che io lo pronuncio Zedo Caixao, ma so benissimo che in Brasile si dice in tutt'altro modo perché me lo ha detto proprio una ragazza brasiliana, ma non ricordo come, qualcosa come Eo Haiao, cioè una cosa del genere. Sì, perché loro si Quindi mettono sempre non Sao so. Tome Principe, Sao Tome Salva, Abadusau, sempre questa cosa qua, da Brasilau. Vai, vai. Ed è Brasilau, questo è vero. personaggio particolare. Abbigliato con cilindro, barba, che è il regista stesso che lo interpreta, tra l'altro, Sì. è Cazzo fa El Casa Morta, El Casa sì, Mortaro fa, diciamo, un becchino Giovanni, fa El Casa particolare, Mortaro. è un mezzo pervertito, sta sempre in storie strane di uccisioni, stupri, cose del genere, tutti i film suoi che poi cambiano di volta in volta, però il personaggio è sempre quello. E la particolarità sta nel fatto che lui
sfodera queste unghie lunghissime, che erano proprio veramente le sue unghie, non erano un trucco. Cioè, questo regista aveva... davvero? Non lo sapevo, Fra. Aveva l'artrosi alle mani perché si faceva crescere queste unghie incredibili. E l'aspetto curioso di questo film del 64 è che molto probabilmente è stato scopiazzato da Wes Craven per fare il suo Freddy Krueger, perché comunque parliamo sempre di un personaggio con unghie lunghe, cappellaccio, e che anche in questo caso, se vogliamo, è un po' legato, anche se il personaggio di Mochica Marines è più concreto, ma se vogliamo è un po' legato a una dimensione da incubo come può essere quella di Nightmare. Interessante. In effetti sì. Alicia, ricordiamo anche la sua controparte, che fa molto telenovela, perché si chiamava Teresigna. Ricordiamo che c'era Teresigna, che ai tempi, cioè comunque negli anni Ottanta, fa un po' telenovela, Teresigna. Alice? Sì, allora, è un film che io conoscevo di titolo, però non l'avevo mai visto e mi aspettavo tutt'altra cosa. Infatti quando l'ho visto, cioè, ho visto una trama originale, un bel bianco e nero anche, molto, cioè un bianco e nero non quello, diciamo, un po' grezzo da B-movie, un bel bianco e nero proprio quasi caldo, proprio mi ha colpito questa fotografia così particolare, questo bianco e nero così particolare. Il personaggio è veramente macabro, a partire sì, le unghie, il look, è anche un po' gotico anche secondo me come personaggio, al di là okay, che fa il becchino, però ha un po' i richiami ai personaggi, no, del cinema gotico. È un film anche abbastanza, cioè, per gli anni, anche un po' fortino, come diceva anche Francesco, il personaggio è un personaggio veramente senza anima, proprio perverso. Addirittura mi pare di ricordare che violenta una donna in una delle scene. E lui deve figliare, cioè lo scopo è vero, deve figliare. Sì, ed è. Poi c'è anche una scena dove lui. Invece l'altro film. Ma l'altro film è. La locandina è stupenda, cioè ti voglia a vederlo. Sì, questo viola, no, è un film, una commedia horror, una sì, commedia horror. Molto trash, legata, cos'è, tutto ruota intorno a questa pianta sì, carnivora che pare... Ricordiamo che la pianta carnivora è africana, potrebbe essere cresciuta nella stessa foresta di Gaia anni prima, quando ancora non esatto, ce l'aspettavamo. Esatto, vedi che bel collegamento che hai fatto, perfetto. Quindi c'è un percorso che ci abbiamo su così. Aveva già anticipato Gaia. Hai visto? Sì, film interessante comunque, da intrattenimento, poi c'è tutto questo locale notturno dove si esibiscono queste ballerine poco vestite, diciamo, all'interno iniziano a mettersi queste vittime. È un film carino da vedere. Classico, chissà chi li ucciderà mai. Insomma, Ilaria, possiamo dire tranquillamente che noi insomma abbiamo già subito, fin dall'inizio, fatto conoscere quattro film molto interessanti, due africani e due brasiliani. Ah sì, ma sono da recuperare tutti. Ma no, ma anche quello Chip è da recuperare incredibilmente, perché anche se è trash, secondo me il trash va sempre recuperato. Cioè anche Seven Vampires è bellissimo. Poi c'è la fantamedicina, lo sai che io la fantamedicina mi emoziona ogni volta. Quindi c'è il botanico con la pianta, la moglie, cioè, quindi c'è sta. Ilaria, una abbiamo piccola... parlato di Bianco e Nero, no? Poco fa, di Bianco e Nero, uno di questi due film era Bianco e Nero. Andiamo. Noi adesso ci al nostro grande amore, Francesco e Alice, Ilaria, del Bianco e Nero. Lo so, ci sono tanti film belli tedeschi. Ne abbiamo parlato anche in qualche Ma noi l'espressionismo tedesco ci piace. Il grande Olaf, però non potevo proprio farne a meno. Il gabinetto del dottor Caligari e il diabolico dottor Mabiu. Anni 20, anni 60, due epoche completamente diverse, due film però ancora in bianco e nero della Germania. E sono due opere fondamentali. Ovviamente non ho messo Murnau perché ne abbiamo parlato, basta. Allora, Ilaria, partiamo da te.
Perché vedere il gabinetto del dottor Caligari? Perché il gabinetto del dottor Caligari, secondo me, è l'espressionismo tedesco. Scusami, Dani, del ricordiamoci film. Che noi stiamo parlando anche della Binade, quindi sarebbe bello, siccome parliamo di diversità culturali, oltre ovviamente al film, sarebbe bello che noi dassimo in qualche modo anche una concezione di cultura, cioè i film tedeschi, che cosa hanno di diverso, ad esempio, visto che adesso ne abbiamo parlato un po' da quelli africani, della cultura brasiliana? Allora, io in quelli che abbiamo scelto di analizzare abbiamo visto che quelli africani hanno una versione di denuncia su dei problemi. Uno, l'essere, il tema magari anche un po' telefonato, sì, sul fatto essere umano, dai. Essere umano che rovina il mondo, la terra ci rimangerà e moriremo tutti e non si sa come finiremo. Poi c'è la versione uomini cattivi durante il governo dell'apartheid, quindi comunque l'Africa tende a denunciare i suoi problemi, secondo me. Il Brasile, specialmente il Brasile degli anni 80, si buttava un attimino sul trash, specialmente il Seven Vampires era bellissimo, ma anche quello più antico, perché anche A Mezzanotte, che è degli anni 60, A Mezzanotte possiederò la tua anima, è, in alcuni punti, anche se ispira a Nightmare, è un po' cheap, perché comunque colui che è così brutto e deve assolutamente figliare, pensa che tutte le donne... La Germania ha fatto la storia, lo possiamo dire. La Germania fa la storia, perché la Germania fa magari dei film un po' lenti, ci sono questi bianchi e neri, che molto caratterizzati con una certa fissità, le forme geometriche. Ricordiamo che il gabinetto del dottor Caligari poi è incredibilmente sperimentale sotto un certo punto di vista, perché preferiscono non girare, cercano di fare tutto piano sequenza, quindi ci sono dei punti in cui la lentezza, in modo da fare pochissimo montaggio, quindi la lentezza che poi va a crescere nonostante sia diviso per capitoli, ai tempi era l'estremismo dell'innovazione, secondo me. Quindi se vedere il gabinetto del dottor Caligari, che secondo me ai tempi inserisce anche un concetto nuovo, perché credo che è prima di lui il flashback usato in quel modo non era ancora poi stato usato. C'è la famosa figura del doppio. Esatto, la trama del doppio, il dottore che si presenta, c'è questo fantoccio ipnotizzato che in realtà poi fantoccio non è, quindi gli omicidi, il fatto che poi intanto la ci bella di pure The Human Centipede in bianco e nero, top. Allora, The Human Centipede, vi giuro che è la cosa più brutta, una delle cose, nella top 10 delle cose più brutte che io abbia mai visto nella vita a me, mia. È il film che fa per me, non so proprio i film che fa. Cioè, non, vi giuro, io e te non abbiamo mai parlato dei nostri più brutti, mai. Il secondo piace, a me il secondo piace. Il terzo quello della galera, vabbè, perché il terzo quello della galera, dai, ma cioè, per favore, ma no, ma... Esagerato, troppo. Allora, ragazzi, come devo andare leggermente veloce, perché le accoppiate sono tante, andiamo veloce, a dare. Chiudiamo su questa accoppiata tedesca, che stavi facendo un bel discorso sulla Germania, perché poi abbiamo preso il dottor Mabuse e il gabinetto del dottor Caligari per, esatto, appunto per fare la storia. Comunque la Germania ha fatto una storia, no? Esatto, e ricordiamo che anche questo terzo capitolo del dottor Mabius è girato nella Germania dell'Ovest, esatto, quindi siamo ancora in pieno muro di Berlino. Mi fa effetto, secondo me, perché in entrambi i casi si parla di ipnosi, cioè infatti ho detto che cosa strana, cioè i tedeschi hanno sempre questa cosa sul controllo mentale, che a un certo punto ti ipnotizzo, non sei più tu, ma in realtà non sei ancora tu, cioè hanno un po' sta fissa di queste cose. Però anche il terzo, che è girato quasi 40 anni, ma non sono brava in matematica, sì, 40 anni dopo, sì, stiamo facendo i conti, dal 29 al 64 sono 40 anni dopo. Cioè, siamo in sempre con queste luci, le ombre, loro un po' portano tanto sulle inquadrature dei volti, i primi piani, e quindi è una caratteristica che mi è sempre piaciuto del cinema tedesco di quei periodi, quindi, perché insomma, a volte volutamente lento, ma comunque sempre con questi montaggi particolari. Ma Mabuse ha anche questa tecnica in absenza, cioè ti mette piccoli particolari per poi farti dedurre quello che poi... Cioè, quindi c'è il film nel film, cioè inquadro una forchetta e tu dovrai capire che cosa sarà. Cioè, quindi hanno se... loro puntano tanto su dei montaggi strani, e sono opere d'arte per questo, Alice? Il loro montaggio è... Beh, gabinetto del dottor Caligari è un pilastro del cinema, ma non dell'horror, proprio del cinema, viene, io l'ho conosciuto proprio, cioè, tramite il secondo tragico Fantozzi, quando viene citato durante
il colloquio, no, tra Fantozzi e Vito Baldo, Cardelli, mitica scena, che io non, cioè, non sapevo nemmeno cosa fosse. Quando ho visto Fantozzi, poi sono andata a cercare e ho detto, ah, ma pensa un po', esiste. Ed è un film meraviglioso, diviso in atti, con questa fotografia proprio espressionista che richiama molto Munch, il protagonista interpretato da Konrad Veidt, non so se pronuncio giusto, è meraviglioso, che sembra proprio proprio la fisionomia del divo, del muto. E poi entrambi i film molto all'avanguardia, perché comunque trattano tematiche di psicologia, l'ipnosi, il sonnambulismo, il doppio, mentre con Caligari abbiamo il sonnambulismo, il doppio, no? L'ipnosi. Poi con il dottor Mabius abbiamo più che altro l'ipnosi, però usata come metodo per ingannare la gente, no? Per commettere, manipolare le persone, no? Che si vede di più nel dottor Mabius. Poi, per essere un film, il diabolico dottor Mabius degli anni 60 ha molto del film muto, secondo me, come fotografia, come è strutturato. Quindi sono dei classici, ottimo. Soprattutto quello di Via. Dicendo, infatti, Faggio, loro è Faggio, anche Nero da Fritz Lang hanno superato. E Luca dice, forse l'ipnotismo utilizzato pure come scusa per i soldati tedeschi che obbedivano agli ordini in ricerca di una possibile giustificazione. Questa è una cosa comunque molto, Luca, interessante. Il doppelganger fa parte della cultura tedesca da sempre, ci dice Faggio. Vero. Francesco, a te. Allora, cattivo, molto velocemente parto dal dottor Mabius, per essere il terzo capitolo della serie, secondo sonoro tra l'altro, perché il primo appunto venne concepito ai tempi del muto, il secondo negli anni 30 quando già c'era il sonoro, questo negli anni 60. Diciamo che anche in questo caso abusivamente lo mettiamo nel genere horror, perché in realtà si tratta più di un thriller. Oltretutto, questo terzo capitolo, essendo anni 60, combina anche elementi di spionaggio, ma soprattutto di elementi alla Edgar Wallace, che in quel momento andava molto. Infatti in quel periodo vennero tratti tanti film, tra cui Il Gobbo di Londra, e mi sembra La Taverna dello Squalo anche fosse tratto da lui, tutto qui. Per quanto riguarda invece Il Gabinetto del Dottor Caligari, avete detto un po' tutto. Fondamentale il fatto che ha precorso, se vogliamo, anche la figura dello zombie, perché il sonnambulo è un po' una sorta di primo zombie cinematografico. Ufficialmente gli zombie al cinema arrivano nel 32 con L'Isola degli Zombie, però il sonnambulo, come anche un altro film... Quindi secondo te ci può stare? Ebbene, sì, forse sì, sì, però è figo. C'è anche un altro film che si chiama Per la Patria, sempre degli anni 10, di Abel Gance, dove c'è una sequenza in cui, onirica mi sembra però, dove i soldati riprendono vita interpretati da vedi mutilati di guerra. Quindi è stato, insieme a quel film, uno dei precursori della figura dello zombie. Per il resto, appunto, un capolavoro del cinema espressionista, che ricordiamo tra l'altro che, secondo lo studioso Everson, il cinema horror non nasce con l'espressionismo, ma nasce negli anni 30 con l'introduzione del sonoro. Quindi noi possiamo considerare il cinema espressionista espressionista, gotico, come vi pare, ma non strettamente horror, perché lui asseriva che senza la musica, senza, diciamo, appunto, senza il sonoro, un film non può spaventare, perché comunque tu, grazie al sonoro, cambi il centro dell'attenzione sullo schermo, provochi i balzi allo spettatore. Guardando il film muto, senti l'accompagnamento al piano e vedi le immagini. Certo, per il pubblico dell'epoca vedere un mostro sullo schermo è una cosa che faceva paura, però comunque diciamo che dagli anni 30 in poi arriva, dal 26 poi, in realtà il sonoro è nato nel 26 con Il Cantante di Jazz, e quindi ecco, dopo l'introduzione del sonoro possiamo parlare di horror, però indubbiamente Il Gabinetto del Dottor Caligari è uno dei film che hanno aperto la strada al genere. E Real Mantomex dice, Francesco, da Cesare quel che è di Cesare, dice. Adesso Alice, diamo a Caligari quel che è di Caligari. Caligari. Allora, no, ma i Fantozzi dicono Caligari. Fantas Caligari. Ti ricordi? Caligari. Grande Paolone. Vabbè. Allora andiamo avanti. Francia. Ve lo dico subito, una cultura abbastanza cruda, molto cruda. Loro si pestano giù pesante, Francia. Giù abbastanza pesanti. Infatti ho preso Dem e Martyrs, ovviamente due film completamente differenti, ma che insomma hanno il loro perché. Alice.
Allora, Dem è un film che ho dei vuoti, cioè non riesco, anche leggendo la trama, non riesco a capire se l'ho visto o se non l'ho visto. Quindi io nel dubbio lo dovrò rivedere perché così a mente fredda non riesco a fare un'associazione di idee. Ok. Mentre Martyrs, sì, l'ho visto una volta sola e mi è bastato, ho detto Anch'io mai una volta più. e basta. Ali, Uno si tratta in anni. mi ha turbato un È sacco, bello, ma è Martin troppo forte, non ci Salimons. riesco. Cioè, io posso capire quando qualcuno dice no, mi dispiace, penso che non ce la farò, perché uno legge la trama, insomma, già vedere le immagini. Per me è un film veramente, cioè, uno forse dei più atroci che ho visto, cioè, degli ultimi anni, questo e Esatto. l'altro francese, All'Intérieur, con quelle citazioni, Bellissimo, delicatissimo proprio, con quei riferimenti anche un po' ad Anthropophagus, devo dire ad Martyrs. Emo, Ilaria, Francesco che i francesi difficilmente ne sbaglino una sull'horror, che hanno Sì, ultimamente stanno tirando stanno fuori giù, poi eh. una produzione pesante. Però, raga, detto A me tra noi, che piace tanto non l'horror si francese. capisce, ma secondo voi chi ha detto alla vecchia? No, non Secondo lo sapremo mai. Non ho te, sentito. Fra, che cosa ha detto alla vecchia? Ma su cosa? Su Martyrs? In Martyrs, secondo te dice che c'è o che non c'è, o gli dice muori brutta, cioè non lo so, non ho mai capito, Non mi ricordo, sono rimasta questo dubbio. 3 volte, ma diversi anni fa, però. Secondo te, Secondo Ali? me l'ha mandata a fan. Dice che le dice proprio così, anche secondo me, le dice tanto non te. Sai che anch'io ho pensato che le dice non te lo dico muori, ma anch'io ho detto A proposito di così. Cioè. Guccetti, stavo leggendo su Facebook da persone, insomma, che queste donne che sempre che bisbigliano, comunque anche nel film Inferno di Dario Argento, quando c'è Mater, sembra che abbiano tradotto una frase latina quando lei bisbiglia col gatto in braccio. Dice qualcosa cioè, di vero. Sembra che avevano tradotto questa cosa latina che poi è stata buttata, non so, ma avevano proprio trascritto esattamente quello che aveva detto, cioè diceva cose vere, non è che diceva, non è che faceva, no, Non è che stava facendo. no, 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 Ah, no. ok. Quindi evidentemente dovremmo ingrandire lo schermo e vedere il Martyrs che cosa dice. Ti giuro, Ma cerco, ma sicuramente comunque è qualcosa che va oltre, perché cioè, a parte vabbè, il Laura Palmer ha messo mi sadismo, piace ovviamente a ciò che stiamo commentando, perché anche lei no? Grande Laura, ha fa sei sempre la nostra queen, grande Laura. sta Ancora sempre viva? eh? Sì. Laura Palmer è E eterna, Laura Palmer ricordiamo. penso che sia a questo punto eterno, dopo aver chiuso la terza stagione senza far spoiler, è io credo che ci sia eterna, più una mazza, durerà temetto, per vabbè. sempre, basta. Sai che Sì, è stanziata pure la Twin Peaks, è stata annata. capito? Allora, velocissimamente chiudiamo sulla Fair Francia perché siamo un po' in ritardo. Alice. dicevo su Martyrs che è un film, secondo me, che ha veramente acquisito tantissima importanza per la tematica, per la crudeltà e poi anche perché ha una trama, secondo me, originale, perché inizia che sembra tutt'altra cosa, no? E già dall'inizio comunque è un film che ti inquieta quando lei va in questa casa e spara a Sì. tutta questa famiglia, dici, ma che succede, no? Poi dopo c'è questa cosa della trasfigurazione, del voler vedere se davvero c'è l'aldilà, c'è qualcosa dopo la morte. E per me c'è un Ok. film forte che io non riuscirò forse a vedere, almeno non Mi ha adesso, però turbato. cioè, che merita. Cioè, è un film Sì, fatto bene, straconsigliato sempre. importantissimo. Io, come Alice, Martyrs lo consiglio sempre perché Almeno una mi è proprio visione, piaciuto certo. tanto. Pascal Laugier è stato perfetto, fotografia perfetta, sceneggiatura perfetta, storia perfetta. È un film forte, cioè non è per una persona che si Non approccia è per per la tutti i prima palati, volta dai. all'horror. No, se è il primo horror che vedi, memori, cioè memori e muori, Emma? quindi no. È un film strano perché i francesi hanno sempre queste cose un po' politiche, secondo me. Vedi, in Martyrs si cerca di capire se attraverso il martirio capirai se Sì, c'è tutto il esiste o fattore meno filosofico Dio. religioso, diciamo.
Them, questa cosa, il terrore là fuori, quindi in realtà prende un elemento innocente come possono essere i bambini, li snatura, perché alla fine poi nasce anche con una propaganda forte di è un fatto realmente accaduto, basato su fatti realmente accaduti, con questi bambini dai 10 ai 15 anni che compiono delle nefandezze incredibili nei confronti della coppia, di questa povera coppia che vive in casa. Quindi un film girato con questi toni freddi, abilmente e sapientemente, perché così più il tono è freddo, più te lo rende triste e drammatico. E noto sempre questo, che comunque i francesi, ma anche in tanti loro film, dalle banlieue, cioè loro hanno sempre queste sulla tematica del loro sociale, del loro vissuto. Che può essere più o meno fantasioso come Martyrs, però puntano sempre sul reale, anche all'interieur. Cioè noi vediamo sempre, è raro trovare il mostro, il Bigfoot che scende dalla montagna, certo, quando certo. siamo in Francia. Francesco, il cinema francese? Allora, parto da Martyrs, film che io ho adorato, lo ritengo uno dei migliori del cinema horror francese, ma uno dei migliori anche degli ultimi 20 anni come film. Il migliore in assoluto di Pascal Logé, di tutta la sua filmografia, secondo me. È un film, innanzitutto, che funziona alla grande grazie alla sceneggiatura che ti depista continuamente. Tant'è vero che anche in questo caso potremmo parlare neanche di un horror, ma anche in questo caso di un thriller, solo che ci sono elementi mostruosi nel film che poi non appartengono alla realtà, comunque, che ce lo fanno tranquillamente in serie all'horror, ma anche per l'estrema violenza. Scusami, Francesco, se ti interrompo, salutiamo gli amici di Non Aprite Questo Blog. Ciao. Vai, vai, Francesco. E quindi dicevo, a questi elementi mostruosi, tra l'altro, ci sono diversi riferimenti visivi al cinema di Dario Argento, anche me, che credo anche di Fulci, oltre che di Argento. E la cosa bella poi del film è l'aspetto di denuncia sociale, perché in realtà poi dietro a tutta quella brutalità, che è veramente impressionante, lo spettatore penso esce dalla visione veramente a pezzi, c'è una forte denuncia nei confronti della società apparentemente pulita e borghese, perché poi appunto i veri mostri nel film sono quelli più puliti di tutti, come vediamo. La curiosità che mi ha messo all'epoca è che c'era un fumetto di Splatter, che era un fumetto che leggevo nel 90, Splatter era un fumetto degli anni 90 che comprendeva più storie in un unico albo. C'era una storia di Splatter che era identica a quello che viene mostrato in Martyrs. C'era un tizio che rapiva donne e le attaccava a dei ganci sospesi nell'aria, chiedendole cosa vedevano loro nel momento della morte. La stessa identica storia. Chissà se non l'abbiano copiata. Sì, tra l'altro, se mi ricordavo, la prendevo anche e la facevo vedere qui, perché ce l'ho qui nel cassetto proprio. E passando invece a Dem, che poi precisamente è una pellicola franco-rumena, non è soltanto francese, certo. I registi sono due, non mi ricordo i nomi, uno è Xavier Palud sicuro, l'altro mi sfugge, hanno fatto diverse cose, e è un altro film, eccolo qui, che ho amato tantissimo quando lo vidi a suo tempo al cinema, perché a differenza di Martyrs non c'è una goccia di sangue in tutto il film e ti tiene alla grande intenzione, tu fino alla fine stai lì preso dalla curiosità di cosa stia accadendo a loro. Sembra una ghost story, sembra che ci sia un maniaco, sembra che ci sia un mostro, alla fine esce fuori il messaggio di denuncia sociale, tra l'altro palesemente copiato da The Strangers. Che io ricordo che uscì la notizia che The Strangers sarebbe stato il remake di Dem, poi quando è uscito Dem non c'era scritto da nessuna parte che era il remake, e sul pressbook dicevano che lo sceneggiatore si è presentato al produttore, il produttore ha detto non avevo mai letto un'idea geniale come questa, dico ma Dem della rivista, cioè capito, era questa cosa assurda. Ok, allora a me è piaciuto Il Patto dei Lupi, dice Diorama, avevo la collezione di Splatter, ricordo benissimo la storia, ci dice Laura. Francesco, confido in te. Dobbiamo un minuto, massimo un minuto e mezzo per Wolf Creek e Cut. Andiamo nel nuovo continente, l'Oceania, esattamente l'Australia. Vai. Allora, Wolf Creek, eccolo qui. E Cut, il tagliagole, eccolo qui. Vai. Allora, per quanto riguarda Wolf Creek, è diventato, se vogliamo, un po' troppo eccessivamente un horror simbolo degli ultimi anni. In fin dei conti è l'ennesimo clone di Non aprite quella porta, invece della famiglia c'è soltanto il campagnolo alla Crocodile Dundee stavolta, perché stanno in Australia. Film vedibile, però non voglio spoilerare niente, ma c'erano diverse stupidaggini a livello di sceneggiatura, soprattutto la scena della macchina
in cui c'è la tizia che sta scappando e per depistare lui butta la macchina fuori strada, cioè stai in un posto dove non c'è niente, ma che fai, prendi la corriera poi dopo che non ci passa niente lì, che è impossibile che tu fai una cosa del genere per depistare, giuro, anch'io l'avevo pensato quella, ed è puntuale che finisci fuori sì. strada, ti cappotti, fai un incidente incredibile in mezzo al nulla, per depistarlo butta la macchina fuori strada, certo dopo aspetti il tram, non lo so come torni a casa da lì. E comunque ho preferito il secondo sia da un punto di vista visivo che dal punto di vista della storia, anche perché il primo prometteva tanto, poi alla fine non si vede niente, invece il secondo c'è un po' di splatter, c'è belli omicidi. Per quanto riguarda Gatti il tagliacole, beh, è un B-movie abbastanza pure trash come idea. Dai anche del C-movie, dai. Cioè, sì. B è già un complimento eccessivo. Però, diciamo, ecco, fa parte di quel genere di film horror slasher che mi guardo tranquillamente per passare il tempo e che li preferisco a quelli in cui mi devo concentrare. Perché sappiamo che Fra è un grande fan di Molly Ringwald ed è per quello che ha guardato The Cat. Di la verità, ci abbiamo sgamato. Fan di Joe Hughes è differente. Poi se lei rompe le coglioni che sa tutti i film suoi, altro conto. Gli amici di Giallo Berry, Ilaria, vuoi dire qualcosa velocissimamente su questa, diciamo, sul cinema australiano? Facciamo così, Wolf Creek, basato su anche questo, su fatti effettivamente caduti, non guardatelo se avete in mente di fare un viaggio in Australia, così, va butto lì, top. The Cat invece è talmente cheap che rivoluziona il concetto di cheap in alcuni momenti, che però, cioè, perché c'è sempre questa cosa, che mi ricorda un po' quel film che era... Le colline sanguinano, sai quelle cose? C'è il regista che è morto 20 anni fa e io devo scoprire dove cazzo... Ma perché? Ma lascialo lì, è morto! Mollatelo lì, ti riposi in pace, sto regista. Okay. Invece no. Alice? Allora, su Cut non mi dilungherò molto, ma perché? Perché fino a quando Francesco non ha aperto bocca ho detto, ma cos'è sto film? Non mi diceva niente, ho visto La Locandina... Mi è venuto in mente, ma sarebbe stato sì, che mi è piaciuto talmente tanto che non mi ricordo nemmeno un fotogramma. Magari rivedendolo cambio idea, però. Mentre invece Wolf Creek è uno dei primi DVD che ho acquistato ed è un film che ho trovato carino. Forse la storia non è così originalissima, però si può vedere. Vero, la storia, cioè, vera. È la storia che lui era in giro con due tipi e è tornato da sì. solo. Basato, diciamo, su una storia come anche, insomma, non aprite quella porta, insomma, basate anche perché è facile che basasse con questo che via ammazza gente in una zona deserta, insomma, non è molto difficile trovare nel mondo, insomma, una cosa del genere. Passiamo subito in Oriente, in Giappone, Alice, film non remake americani, proprio ok, no. L'Oriente, no, quelli anche no. Ring del 98 e Juon, Rancore, che poi sarebbe il Rancore, esatto. Vai Alice. Allora, Juon li ho visti tutti, sia quelli solo televisivi sia quelli usciti anche al cinema. E quelli tra l'altro a me hanno fatto più impressione quelli che ho visto per la TV, okay. Perché gli davano il piede tutto eccezionale su MTV parecchi anni fa, in seconda serata io li ho visti e penso di non aver dormito per due notti perché mi avevano veramente inquietato, cioè, io avevo visto quelli americani, poi ho visto quelli orientali e ho detto sì, ma sto sì, poi quelli americani a confronto Alice, occhi e capelli gli orientali sì. pochi, per sì. quale motivo il gatto il bambino allora June per me è confrontato a quello americano, cioè quello americano proprio cioè con no, tutto il rispetto proprio me, tre gradini sotto quello orientale con tutto, ma poi è veramente non so perché l'ha diretto, è lui stesso che si riautodirige con Sarah Michelle Gellar che non c'entra niente, cioè non ho capito perché è impazzito per venderlo in giro, non lo so, vabbè, boh. Ho preferito quello orientale e Ring, anche Ringu, quello orientale è molto più tosto quello orientale. Samara in realtà si chiama Sadako, mi sembra, è ispirato a non ricordo se è un fatto vero o una leggenda. Sadako sono Kayako e Sadako.
quello americano l'ho visto, Alice, è un brutto cosa film. Differenti film orientali, non solo dall'America, ma dagli altri film. Dario Argento, qualche anno fa, in una conferenza stampa, ha proprio detto: il futuro lo dobbiamo guardare in Oriente. Per me quelli orientali, non so, hanno qualcosa, forse su certi aspetti sono un pochino più estremi, cioè loro non gliene frega niente di non far vedere quello, no, loro ci vanno sul pesante, come è successo anche in Francia con i film citati. E anche, cioè, anche se il film orientale non ti mostra la budella, non so, l'occhio strappato, così, cioè comunque ti mettono un'atmosfera che ti mette malessere, malessere, almeno quello che è successo. Ricordiamo che poi tutta un po' la cultura orientale, poi ce ne parleranno anche Lara e Francesco, si basa sulle leggende popolari, loro sono molto legati alle leggende popolari, sì, quindi esatto, ci campano, anche perché veramente ce ne stanno. Io avevo un'amica giapponese, era italo giapponese, mi raccontava di tutto, ma c'aveva, cioè andavamo alle medie, ma mi raccontava le peggio cose, ma cioè sembrava che se le inventava lei, invece erano proprio vere. Pensa, racconti proprio su racconti. Ilaria? Io concordo con Alice, cioè loro sono in grado di farti stare male. Cioè io mi ricordo che sia Kayako che Sadako, cioè che poi tra l'altro esiste anche una cosa trashissima, ragazzi, se non l'avete visto, che c'è Kayako versus Sadako. Quindi c'è anche questa fusione delle due, chi vincerà? La Però battaglia dei demoni, la battaglia grande. Dei demoni. Top, fra, cioè che secondo me lì vabbè veramente il top delle fusioni, però ai tempi quando uscirono mi ricordo Ju Hong, il rancore mi turbò molto, ma perché ci credo tanto a questa cosa del rancore e alla casa che rimane maledetta, cioè credo di averlo detto in 2000 dirette, cioè mi crea proprio il disagio, io non andrei mai a vivere nella classica casa, oh Ila guarda c'è il maniero, costa solo 100 euro, hanno fatto 200 stragi, lo compri e tu e vivi lì, no, non, cioè, non lo so, mi sembra che i pareti abbiano visto che ti porta un attimo, quindi no, e Deringu con la Sadako, anche se anche lì mi ricordo con questa famigerata cassetta che ti perseguita e che ti dice 7 giorni, cioè sei veramente era ti fanno stare male, cioè perché poi loro hanno tutta questa visione distorta del male, il male che ti perseguita, cioè una volta che sei maledetto non ne puoi uscire, cioè è come se non ci sia possibilità non di redenzione e riscatto. Nei film orientali, non essendoci cioè loro non hanno la catarsi, quindi non essendoci catarsi in cui non c'è la final girl o dici oh wow, cioè ci rimani male, perché nella cultura occidentale si tende sempre a far finire, vabbè, prima o poi qualcuno sopravvive, certo, il bene trionferà e saremo su, no. Invece gli orientali c'è sempre questo, cioè sei maledetto, peggio per te. E non hanno questo culto della catarsi, quindi sono sempre bellissimi. Poi sì, loro hanno questa cosa, i capelli. Intanto leggiamo i commenti, sì, loro non hanno la religione da fare da contraltare, ci dice Faggio, Luca, Oriente è vero, con vino, i remake ci aggiungono l'acqua per paura di censure e avere più pubblico, a confronto è come se l'hanno fatto è vero. Disney, annacquato, ci dice Luca. Francesco? Allora, io molto velocemente, allora, per quanto riguarda The Ring, ricordo all'epoca vidi prima il remake e poi subito dopo vidi l'originale. Il remake già non mi piacque proprio, visto al cinema senza vedere l'originale già non mi aveva per niente conquistato. L'originale lo preferisco assolutamente perché l'atmosfera cuba che hanno gli orientali è decisamente più funzionale di quella americana, che era molto più volta alla spettacolarità, tant'è vero c'era la scena del cavallo imbufalito che non c'era nell'originale, giunta per fare il momento spettacolare. E comunque sia l'originale di The Ring che l'originale di The Grudge, e poi John The Grudge l'originale, hanno quel fascino delle favole che ti mettono paura quando sei bambino, cioè quando io li ho visti mi sembrava di vedere quell'atmosfera alla Bam, il cartone animato degli anni 70, riportato in film. Mi ha dato tanto quell'idea, e infatti le immagini spettrali di John, della ragazza con i capelli lunghi, il bambino, richiamavano molto quegli spettri che vedevamo sui cartoni animati giapponesi da piccoli. Però devo dire che il remake americano di The Grudge a me non è dispiaciuto, lo trovo all'altezza dell'originale, certo è un po' differente, però rispetto a The Ring, che era veramente tutta un'altra cosa. No, The Ring, però anche Ju-Hon, la divisione in capitoli, cioè era più bello, ti sì, ricordi? Beh, era differente, poi...
nell'originale che a me piacerà un sacco. I make l'hanno resa più orecchiabile al pubblico occidentale, quindi non l'hanno fatto così incasinato narrativamente. No, quello che ho trovato terribile è stato il The Grudge, quello di 2 anni fa, l'ennesimo remake, che è veramente inutile. Ma lui proprio non... Se la maledizione ti segue, sì, no, è brutto. Cioè, quello non mi è piaciuto. Ma perché si volevano riagganciare al concetto del primo che ti dice poi ormai sei maledetto e la maledizione la porti fuori, però cioè, ormai era passato, cioè è inutile che me lo fai passare da allora. No, ma cioè, quello è sì. Sam Raimi che non sa più che fare, allora si mette a produrre tutti i spettacoli che ti manda pure lui, no? Quando non fa Doctor Strange ma magna così. Francesco, andiamo in Spagna, Rec e The Orphanage, com'è la cultura spagnola di film horror? Abbiamo preso questi due film. Allora, per quanto riguarda The Orphanage, ricordo che era un buon horror, mi era piaciuto. Tra l'altro, il regista in conferenza stampa mi disse che lui si era ispirato a Narciso Ibáñez Serrador, e la stessa cosa l'avevo pensata, ma come si può uccidere un bambino? Il film non era male, assolutamente fatto bene come tutti gli horror spagnoli. L'unica cosa è che appartiene a un genere di film che sinceramente a me stancano dopo i primi due esempi, e quindi questi ragazzini spettrali così tra Balagueró, tra Paco Plaza ci hanno riempito di questa roba, quindi sì, vabbè, è un prodotto fatto bene, pure superiore rispetto ad altri, tipo io l'ho preferito a Fragile, per esempio, però ecco, non è il genere di film che mi conquista. Tra l'altro, e l'altro invece Rec, di cui tra l'altro ho qua davanti la DVD. Rec. Rec, che ha avuto anche lui sfortunatamente il remake americano inutile, Quarantena, è un film che mi piacque perché comunque appartiene a quel filone del mockumentary alla Blair Witch Project, però che ti fa vedere le cose, perché Blair Witch Project non ti fa vedere niente, tu per tutto il film senti loro che dicono c'è una strega, e poi senti che scivolano, cascano, gli casca l'albero addosso, gli si rompe la tenda e tutte queste cose. Invece perlomeno qui ti dicono ci sono gli zombie e ci stanno, e tu li vedi, e te metti paura perché te vengono contro la macchina presa. No, a me è piaciuto più del secondo forse, o meno male siamo lì, però devo dire che di tutta la serie quello che ho preferito è stato il terzo, che ho odiato da tutti, e invece il matrimonio sarà per il fatto che era un po' mockumentary e un po' invece in realtà girato come un film horror qualsiasi, ma ricordato molto gli horror anni 80 tipo e Ritorno poi, dei Morti. Anche a me è piaciuto molto quello zio, metteva un'ansia e una paura che poi è cascato giù. No, il peggiore in assoluto è il quarto, infatti è anche l'unico che non è uscito al cinema da noi, è uscito solo in DVD. Spagna, non Italia. Sapevo neanche che esistesse un quarto. Cioè, su una nave è ambientato il quarto. Che bello. Allora, The Rec mi piace, l'ho trovato bello, interessante, grintoso, cioè mi piace, e come ha detto Fra, cioè almeno si vedono, c'è cioè, la paura fisica, la provi, mi piace. Ai tempi era anche Spagna, che bella. Si sente, cioè anche questo elemento latino nell'intervento, i pompieri che arrivano, chiudiamo la casa, facciamo la quarantena, quello che c'è, tutti chiusi dentro, cioè parlo del primo, quindi sì, poi sì. Dopo ci sono tutte le varie evoluzioni dell'epidemia zombie. The Orphanage, io sono più romantica al contrario di Fry, quindi a me è piaciuto tanto, ma a me certo. Queste storie qui alla The Others e gli spettri, i fantasmi, i bambini che a volte ritornano, i sentimenti delle violenze subite nel passato, che comunque senti le voci, i rumori, i sussurri di un refolo di vento, cioè, però non lo giudico neanche un orfano, sì, un orfano, un horror. Perché mi piango, cioè nel senso anche alla fine, nella scena finale, quella che non voglio spoilerare per chi non avesse visto, che voi sapete quando succede quella cosa che lei va lì, che sì. Poi dopo il marito trova, cioè a me viene un po' da piangere, mi commuove, cioè quindi piango, vabbè, io sono una piangona sempre. Allora, Rec, quando uscì, era un film che vedendo il trailer, non so perché, ho detto questo non lo guarderai neanche quel biglietto gratuito, perché mi puttava di stupidata. Poi invece una sera con mio papà ci siamo messi lì, dai, guardiamo, e avevo, cioè, ho sudato credo un 10 magliette, perché ero veramente, cioè, paura, ma anche è un film molto angosciante, cioè inizia anche lì tutta l'altra roba, cioè questo documentario sui pompieri, poi inizia questa trama col virus, con gli zombie, no, che si contagiano a vicenda con i morsi, e è anche molto claustrofobico perché è tutto ambientato, no, in questo palazzo,
ed è un film veramente che ho rivalutato tantissimo. Mentre The Orphanage è un film che ho visto parecchi anni fa, lo ricordo poco, però ho un ricordo comunque positivo. È un film che è un po', si vede che c'è un po' lo zampino di Del Toro su, anche un po' per le scene, per la storia, per il finale, cioè secondo me ci vede un po' la mano di Del Toro, quindi deve piacere secondo me, quindi a chi non è piaciuto, cioè, può anche starci, perché comunque sono quegli horror che hanno anche un po' di, almeno per me un po' di fantasy anche, qualcosa di fiabesco, con i film nera. Chiudiamo con i film scandinavi, Thelma e Lasciami Entrare, sempre di Alice. Allora, Thelma, mal di testa, post visione, perché a me ha annoiato tantissimo. Quando fanno 18 sottotrame, cioè o lo fai con un film che è super autoriale, ma quando lo fai così, che scombini un po' troppo, il troppo stroppia, si dice. Ha una bella fotografia, molto fredda, molto asettica, però... cioè inizia una cosa, poi c'è un'altra, poi no, ma non era così, poi no, era così, ma no, ma era un sogno. Io ho detto no, vabbè, basta, perché è un film proprio... Lasciami Entrare invece è un film, beh, penso sia uno dei più importanti degli ultimi anni, ha avuto sia il film sia il libro un successo strepitoso. Molti dicevano che era la versione scandinava di Twilight, io non sono d'accordo su questa cosa. Va molto, cioè va oltre secondo me il concetto di horror, perché è un film molto di formazione secondo me, di adolescenza, di maturità, bullismo, quindi l'horror, a parte ok l'elemento dei vampiri, lascia più spazio secondo me a proprio a questa cosa, a questa adolescenza, questo ragazzo, no, vittima di bullismo, che poi riuscirà tramite lei a riscattarsi. E poi è anche un film diverso dai soliti film di vampiri, perché qua i vampiri, cioè, sono normali, cioè sono persone come noi, a parte costantemente assettati di sangue. Francesco? Ma io sarò molto breve, sono due film, appartengono a una cinematografia che non è, diciamo, nelle mie corde, ma non è nelle corde, diciamo, di noi molto più mediterranei e italiani, perché loro hanno tutta un'altra visione. Sono due film, se vogliamo, abbastanza pure simili, perché comunque parla di, in tutti e due i casi c'è un incontro. In un caso, nel caso di Lasciami Entrare, sono due preadolescenti, diciamo due adolescenti, nell'altro sono già due studentesse universitarie, quindi già sono un po' più grandi, però sono comunque due storie di solitudine con un po' di bullismo dentro, e soprattutto dove uno dei due elementi ha qualcosa di particolare. In uno c'è il vampirismo, nell'altro i poteri psicocinetici. Giustamente Thelma l'hanno definito Carrie se fosse stato diretto da Bergman, e quindi diciamo che è la sintesi più giusta, perché effettivamente è di quello che si tratta, un film d'autore con un po' di poteri dentro, ma la stessa cosa un po' anche Lasciami Entrare, di cui io ho preferito il remake americano Blood Story, perché me lo sono goduto un po' di più. No, qui non siamo assolutamente d'accordo. Allora, io ammetto, invece ve lo dico subito, sarò pure mediterraneo, anche perché sono di sangue più greco che italiano, ma io sono appassionata del cinema scandinavo. Dei film scandinavi. Io e Tania nascondiamo una passione scandinava. Il remake che io l'ho visto, a me non mi è piaciuto per niente, anzi è un'aberrazione della natura rispetto all'originale, per questo è un mio pensiero personale. Ma come, Matt Reeves, il regista di The Batman, due vespertiglio. Poteva rimanere con Batman. Poteva rimanere con Batman, ci piace tanto Batman. No, adesso ha fatto The Batman, prima ha fatto Bloodstar. Che a volte gli americani dovrebbero stare un po' calmi. Su questo poi ci faremo una ma bella diretta. Che loro secondo hanno me gli questa cosa, noi lo facciamo meglio. C'hai tutto, c'hai i grattacieli, c'hai qualsiasi cosa, c'hai Hollywood, c'hai gli effetti speciali che poi permette di fare qualsiasi cosa. Io sono contro questa cosa qua. Sono contro, non si fa, secondo me. Cioè non è che tu devi fare remake di qualsiasi cazzo di cosa che sia... orientale, spagnola, scandinava, datte una carmata. Capisco che l'America è nata grazie all'Europa, perché se non ci fossero stati gli europei oggi ci stavano ancora, e per carità, li ho sempre difesi, gli indiani, perché questa è la storia
No, però voglio dire, datevi pure una calmata. Cioè, non è possibile che stanno sempre a fare make di tutti i film europei, orientali. Fate qualcosa di vostro. Ilaria. Beh, tu lo sai, io ho una grande passione per i film nordici. Mi piace la fotografia di entrambi e mi piacciono le inquadrature, i campi lunghi, il modo di gestire la solitudine, anche la lentezza che hanno sempre questi film scandinavi, girati sempre con i colori freddi. Entrambi sono film sulla diversità, sull'accettazione, sull'amore, sono degli horror strani. Cioè, Thelma è il percorso di una ragazza che deve accettare se stessa e diventare una donna e sì, sinceramente mi ha commosso. Cioè, più di Carrie, perché lei comunque, secondo me, ha un modo di fare e una solitudine ancora più forte e preponderante di quella di Carrie, comunque è ancora più spaventata di Carrie dai suoi poteri. Carrie, secondo me, a un certo punto un po' li accetta. E Lasciami entrare, secondo me, è una storia d'amore meravigliosa, cioè perché comunque lei sarà sempre diversa, tu la amerai sempre, lei non ti trasformerà, tu invecchierai e a un certo punto, perché ti ama e lascerà vivere la tua vita, e quindi a un certo punto la perderai. E tutto accompagnato dal fatto che solitudini che si incontrano e l'estremo sacrificio d'amore, cioè, sono film che riguarderei a oltranza e mi perdo sempre nelle immagini che hanno costruito intorno ai protagonisti, quindi li ho sempre amati tanto. Anche nei scene più truci, perché comunque sia Lasciami entrare che Thelma hanno delle scene abbastanza truci, ricordo la ragazza che scompare nel vetro, rimangono i capelli, quindi c'era sempre questo, ma Luca dà la risposta degli americani, noi lo facciamo spendendo più soldi e con attoroni, appunto, ma proprio perché sì, c'hanno loro più sì. soldi, cioè, insomma, abbiate delle idee vostre, più che c'avete i soldi, c'avete Hollywood e fate delle cose vostre invece di sta rompere la romana. Sì, no, è vero, loro esagerano perché fanno sempre questa cosa dei remake, reboot, anche a volte non richiesti o non sentiti. Ma poi, io, guarda, io non è che ce l'ho contro, ma ovviamente poi se fai 200 remake, 5 che, insomma, che te ne vanno bene, ce l'hai pure. Ma comunque no, certo. A prescindere da, insomma, dal giudizio soggettivo di tutti noi, no? Però è proprio questa, è proprio soprattutto negli ultimi anni, è un bombardamento da parte loro dei remake, vanno a pescare ovunque. Io ormai mi so, vanno a pescare ovunque, non hanno un'idea loro, ma boh, non lo so, vabbè. C'è un po' di impoverimento delle sceneggiature, È secondo me, quindi tanto. La puntano cosa sui brutta è che l'Europa li sta, no, è supereroi o... che la cosa brutta è che negli ultimi anni l'Europa ce li sta anche seguendo. Ahimè, purtroppo, È devo anche dirlo, vero, secondo me. questo è vero, Purtroppo molto l'Europa vero, sta sì. proprio seguendo di proprio, ecco, peccato, peccato. Allora, sentite un po'? Siamo ai saluti finali. Io sto già piangendo da un quarto d'ora. Dai, dopo prenderemo latte e menta se state, ma che ce frega. Non no, piangere, lo so, dai. bravo. Finisce la seconda abbiamo stagione di chiuso un Orcam. altro inverno Eh? abbiamo chiuso un altro inverno Abbiamo, dai, quindi finisce la facevo, stagione. abbiamo chiuso insieme un altro inverno, è stato un bellissimo inverno, fatemi un sacco di camomille, tu sei sempre un Poi Francesco amore. dovrebbe conoscere, questo è Queen of the Night delle Camomille, anni 80. No, questa non la conosco. Io so per Alberto Camerini. Bravissimo. Allora, non piangi, ma studio piangi. Allora, dai, che torniamo alla prossima stagione, intanto passeremo l'estate tutti insieme, poi ci sarà Vespertile Awards e poi da metà settembre c'è Radio Cab, tornano tutti tanti appuntamenti fighi, siamo sempre insieme. Allora, lei, non ti preoccupare Francesco, lei a ogni ultima puntata della rubrica piange. Ma ha cominciato a piangere un'ora fa, però io pensavo che stava a piangere quello che avevo detto. No, piange, lei piange, lei piange. Oggi Alice si chiude, Diolamo, si che chiude. freddezza, lei è la mia mortizia. Io l'adoro. Grande Alice. Allora, ragazzi, un bacio a tutti quelli che è sono stato seguito. bello.
Grazie a tutti. Grazie ad Alice, grazie a Francesco, Ilaria. Noi con te siamo partiti con la prima stagione. Grazie a te. Vai. Grazie a te, Tania. Grazie per tutte le serate, le nottate, le chiacchiere, i film, i momenti. Cioè, è stato un inverno bellissimo. Sì, ma non morimo. Non stiamo partendo così, però. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Conclude un ciclo e si riprende. È giusto. Poi torniamo ad altre tisane. Ci specializziamo. Ciao, ragazzi. Ciao.